sanità questa mattina a Salerno, faccia a faccia tra i sindaci del Cilento e il direttore generale dell'ASL Giordano, Giuseppe Del Medico, primo cittadino di Sapri, ribadisce: pronti a tutto per salvare l'ospedale Immacolata. Intanto a Camerota, sulla sanità, incontro del Partito Democratico. Variante presenta la raccolta di firme. Don Gianni Citro ribadisce: assistenza inesistente per i disabili. Il piano di zona dov'è? Agropoli, emergenza sicurezza, continua l'onda dei furti. Sulle strade intanto pericolo cavalli vaganti. Moio della Civitella, vandalizzato un vigneto, ignoti hanno incendiato e distrutto una roulotte parcheggiata nel terreno, forzato il cancello d'ingresso e tagliato le viti. Danni ingenti, i proprietari hanno sporto denuncia, non è la prima volta. Parco Nazionale, domani l'insediamento del nuovo direttivo, tra i punti all'ordine del giorno la nomina del vicepresidente e l'individuazione della terna dei nomi per l'incarico di direttore, 14 candidati a ricoprire l'incarico, tra cui l'uscente De Vita e l'ex Nicoletti. Cuba, un'opportunità, commercialisti a confronto a Palinuro sulla internazionalizzazione delle imprese. Iniziative nel Cilento, questa sera a Velina di Castelnuovo Ton Esposito in concerto per una nuova tappa di Agorà Contemporanea, a Vallo della Lucania tutto pronto per il premio Lucio Dalla. Benvenuti e ben ritrovati con le informazioni del TG7, apriamo subito con la sanità, lo avete appena ascoltato nei nostri titoli. Questa mattina a Salerno una delegazione di sindaci, soprattutto del Basso Cilento, hanno incontrato il direttore generale dell'ASL Giordano. Ebbene, sul tavolo delle trattative l'atto aziendale che dovrà essere pubblicato a giorni, un atto aziendale che ha scatenato non poche polemiche sul territorio cilentano, soprattutto per quel che riguarda l'ospedale di Rocca d'Aspide e l'ospedale Immacolata di Sapri. Questa mattina a Salerno a guidare la delegazione proprio il primo cittadino della città della Spigolatrice, Giuseppe Del Medico, che ha ribadito al direttore generale: siamo pronti a tutto per evitare il ridimensionamento della nostra struttura ospedaliera. Che cosa ha detto il direttore? Lo chiediamo proprio al sindaco Del Medico che abbiamo in collegamento telefonico. Allora, sindaco, come è andata? Avete esternato le vostre preoccupazioni, qual è stata la posizione del direttore Giordano? Ovviamente il direttore ha rappresentato tutte le sue difficoltà che noi possiamo condividere, ma non possiamo sicuramente fermarci di fronte alle difficoltà di fare un piano in tempi brevi, senza una conoscenza profonda del territorio e penalizzando un'area che non ha più possibilità di pagare altro. Il prezzo noi l'abbiamo già pagato negli anni. Oggi la nostra struttura ospedaliera rappresenta il minimo indispensabile per consentire a un cittadino del Golfo di Policastro di avere una risposta sanitaria nell'emergenza e anche rispetto al diritto della tutela della salute. Ecco, vi siete ritrovati con la presentazione dell'atto e quindi con l'esigenza di iniziare a protestare, ma nei mesi scorsi c'erano stati anche diversi incontri con altri sindaci proprio al fine di non arrivare a tutto questo, sindaco. Ma guardi, noi devo dire che la forza di questo territorio è fatta principalmente da amministratori responsabili, da sindaci che non fanno differenza di casacca politica e che quando si tratta di discutere di sanità troviamo sempre grande compattezza e grande voglia di andare avanti. Lo abbiamo fatto anche in questa occasione, l'avevamo fatto, stiamo seguendo l'evoluzione di questo atto in questi giorni. Ma credo che questo messaggio sia arrivato chiaro alla direzione sanitaria. Sull'ospedale di Sapri e sul territorio del Golfo del Distretto 71 non siamo disposti a cedere null'altro e naturalmente chi ci ascoltava ha capito bene, anche per la presenza oggi di tanti sindaci, eravamo in tantissimi, e delle rappresentanti sindacali e delle associazioni, che sul Golfo di Policastro e sull'ospedale di Sapri non siamo disposti a cedere più nulla. Entro quanto, ecco, aspettate una prima risposta? Ma aspettiamo la pubblicazione dell'atto definitivo, che sarà il 30, non abbiamo altro da attendere. Abbiamo posto le nostre questioni sul tavolo, adesso vedremo la direzione generale che cosa ci risponderà. E continueremo ad essere vigili. Guardi, l'ho detto al direttore, questo ospedale non ce l'ha regalato nessuno, questo ospedale non ce l'ha regalato la politica, questo ospedale è della gente, conquistato con una forte protesta popolare, e non saremo certo pronti a farcelo sottrarre o a farlo cancellare da burocrati o da leggi
che non hanno alcun riferimento con un territorio. Lo difenderemo a denti stretti. Il direttore penso che questo l'abbia capito anche dai toni e anche da come abbiamo posto le questioni. Siamo convinti che le nostre questioni sono legittime, non c'è niente, noi non chiediamo il posto per un primario, noi non chiediamo un reparto per fare il piacere a qualcuno, noi chiediamo quello di cui la gente ha bisogno e la direzione generale questo lo deve capire e penso che lo abbia compreso. Allora, grazie sindaco e buon lavoro. Vedremo che cosa accadrà per l'ospedale Immacolata di Sapri nei prossimi giorni. Intanto ad accompagnare la delegazione di amministratori, sindacalisti e associazioni questa mattina anche l'onorevole Simone Valiante che ha ribadito: rinuncerò ai lavori del Parlamento perché ritengo che serva poco stare qui se il mio territorio soffre e viene penalizzato, senza che nessuno ancora vuole chiarire che cosa è stato fatto in questi anni per alterare il rapporto tra sanità pubbliche e sanità private, fingendo di ignorare che questa è una parte del problema. Ebbene, l'onorevole Simone Valiante ha ribadito questo concetto nei giorni scorsi durante la festa democratica che si è svolta a Marina di Camerota, al centro del dibattito proprio la sanità, e nell'occasione è stata avviata la raccolta di firme che prevede proprio la modifica di una legge regionale. Ma ascoltiamo i dettagli. È calato il sipario sulla quinta festa democratica di Camerota. La seconda ed ultima serata è stata dedicata all'emergenza sanitaria. Il dibattito ha visto come protagonisti gli onorevoli Simone Valiante, Tino Iannuzzi e Tommaso Amabile. Tra gli addetti ai lavori ha introdotto la discussione Gerardo Pellegrino della Cilento Emergenza di Camerota, seguito dal primario del pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo, il dottore Apolito. L'incontro è stato moderato dal giornalista Vincenzo Rubano. Tema principale è stato il taglio drastico di risorse che la Regione Campania ha imposto alle strutture ospedaliere del Cilento, il tentativo di smantellamento del distretto sanitario di Marina di Camerota, il tentativo di chiusura del reparto di gastroenterologia dell'ospedale di Sapri e molti altri tagli già programmati dalla Regione. Durante la manifestazione è partita una petizione popolare per la salvaguardia sanità pubblica promossa dall'onorevole Valiante. L'obiettivo è quello di far ripristinare alla Regione Campania la norma che consentiva l'acquisizione e il trasferimento di strutture sanitarie private solo all'interno del distretto sanitario di competenza, sovvertita dalla scorsa legislatura regionale. È tutto un sistema un po' complesso che di fatto oggi sta determinando una serie di condizioni. Quindi noi con quella norma che chiediamo oggi di modificare affrontiamo una delle questioni, cioè quella di ritornare alla vecchia regola che prima di autorizzare l'apertura, il trasferimento di strutture in un territorio bisogna tenere conto di quello che quel territorio offre già in termini di offerta sanitaria. Perché tu non è che puoi andare a spiegare alla gente domani che chiude una struttura pubblica e poi dopo 6 mesi ne apre una a fianco, perché ci sono delle norme che gli consentono di farle in barba a tutte le previsioni e a tutte le programmazioni sanitarie. Perché l'equivoco di fondo sul quale ci stiamo muovendo oggi, che pochi dicono Enzo, è che noi stiamo continuando a fare programmazione sanitaria regionale, stiamo continuando a fare piani sanitari regionali, tagliando strutture, ma tenendo ferma una vecchia normativa sull'emergenza sanitaria, che è la legge 2 del 94, che è quella che ha consentito, come ricordava Antonio prima, a questo territorio di avere una serie di strutture, di avere una serie di successi sanitari, cioè quella legge sostanzialmente che spostava l'emergenza dal Cardarelle di Napoli e la diffondeva su tutto il territorio e in tutte le province. In quella legge c'erano scritte alcune cose che hanno consentito anche a questo territorio di far vivere le strutture sanitarie pubbliche, di farle diventare punti di eccellenza. E beh, in questo discorso significativo l'intervento del parroco di Marina di Camerota, Don Gianni Citro, che proprio dalla festa democratica di Camerota ha denunciato la poca presenza dei servizi sanitari sul territorio cilentano, soprattutto per i diversamente abili. Ha puntato il dito dunque contro l'operato dei piani di zona. Ma ascoltiamo le parole di Don Gianni. Sono amministratore di sostegno di una persona che pesa 150 kg, che in seguito a un intervento chirurgico, ortopedico, è diventata completamente paralizzata ed è gravemente malata psichiatrica. Insomma, è un mix di elementi che fanno di questa persona una persona tremendamente bisognosa di aiuto. Piglia scarse 800 euro al mese. Questo è chiaramente, io ho trovato una mezza santa di musulmana, perché esistono pure i santi delle altre religioni, convinciamoci, insomma,
esistono i diavoli, ma esiste pure i santi, pure i cristiani, esistono i cristiani diavoli, i cristiani santi. E c'è una ragazza marocchina che insomma si accontenta di 600 euro. Vi racconto questo per aprire, insomma, perché voglio andare nel concreto. Io purtroppo mi perdo poi nei meandri degli istituti formali e della legislazione in materia. E perché per 600 euro al mese si accontenta di vivere, quindi di dormire, di mangiare con questa persona, ed è completamente dedicata e dedita a questa persona. Con il resto dobbiamo fare tutto quello che avanza, diciamo, e quindi è fare la spesa e pagare le bollette. È evidente che non ce la si fa. Questo dura da oltre 3 anni. Dura da oltre 3 anni. Io ho rappresentato il problema e dico io, ci tengo a sottolineare questa cosa, sapete perché? Perché per grazia di Dio ho parecchi numeri di telefono e parecchi riferimenti, quindi se devo chiamare a qualcuno so anche a chi chiamare. Ma sapete che ci sono tante persone che hanno problemi gravi, più del mio, che non sanno nemmeno a chi si devono rivolgere, non hanno la facoltà, il potere, scusate, permettetemi qualche volta di usare questa parola anche con un valore così, sociale, positivo, il potere di chiedere aiuto a qualcuno. Il presidente del tribunale, insomma, Vincenzo lo sa, ogni tanto convoca una conferenza di servizio, perché non si convoca solo per i disastri stradali, per le frane, ma anche purtroppo per i disastri umanitari, perché per me una persona di 38 anni in quelle condizioni è un grave fenomeno, diciamo, socio-umanitario. Lasciamo Don Gianni Citro, ma restiamo a Marina di Camerota per raccontarvi quanto accaduto ieri al sindaco di Camerota, Antonio Romano, aggredito da un suo concittadino. Ebbene, il primo cittadino era in bici nella zona della Calanca quando un residente del centro cilentano gli si è avvicinato chiedendogli un intervento del comune in una questione che lo riguardava. Il sindaco ha risposto negativamente. A quel punto l'uomo, deluso, gli avrebbe afferrato i capelli, riuscendo anche a strappare qualche ciocca. Nelle vicinanze erano presenti anche i familiari dell'aggressore, che hanno assistito alla scena, hanno soccorso il primo cittadino scusandosi poi per l'accaduto. E beh, accade anche questo. Intanto, sempre per quanto riguarda la cronaca, vi raccontiamo quanto accaduto in un vigneto di Moio della Civitella, praticamente saccheggiato da ignoti. Sono entrati nel terreno, hanno violato il cancello, hanno incendiato una roulotte parcheggiata e distrutto alcune viti. Ebbene, abbiamo raccolto la testimonianza della proprietaria, la signora Merola. Ascoltiamo le sue parole. In giornata di ieri dei vandali hanno venuto sulla mia proprietà, mi hanno rotto il cancello d'ingresso, hanno bruciato una roulotte a mia cugina, mi hanno tagliato delle vite già la seconda volta. Comunque io sono solo una vedova e quindi vengo a coltivare da massa, vengo qua e non faccio male a nessuno e non lo so perché a me mi fanno questo. Già la seconda volta che ne fanno sto lavoro qua, ma prima solo le vite, non la porta di casa, di campagna, oppure si hanno presi gli strumenti per lavorare, agricoli, zappe, zapponi, falci, forbici di puta, tutte queste cose che servivano qua. Già la seconda volta, ma noi non facciamo male a nessuno, noi siamo sul nostro poco fondo che abbiamo. Non so questi vandali, questi delinquenti, che cosa vogliono? Penso che una cosa, se potesse fermarsi, girasse pure la forestale, potesse girare. Secondo voi quando ammonta il danno? 700-800 euro, tra porte e vite, solo mio. Poi, questa mia cugina, non lo so. La vostra cugina è la... La roulotte, sì. In queste condizioni, mi vedete, io sono... che non ce la faccio, eppure coltivo. Però poi se già coltivavamo a tagliare i biti, Dio non lo vuole. Intanto continua l'ondata di furti nella città di Agropoli e sempre più emergenza sicurezza. Il nostro corrispondente Ernesto Rocco. E allarme furti ad Agropoli. L'ultimo si è registrato la notte scorsa nella località Moio. I ladri si sono introdotti in un'abitazione, approfittando dell'assenza dei proprietari. Quest'ultimi, infatti, erano in viaggio di nozze e quando sono rientrati presso la propria abitazione hanno fatto l'amara scoperta, trovando tutto a soqquadro. Alla giovane coppia
non è restato che contattare i carabinieri per sporgere denuncia. Ingente il bottino, fatto di preziosi e anche regali di nozze. Questo è soltanto l'ultimo colpo che si è registrato ad Agropoli negli ultimi giorni. Ben due tentativi di furto, infatti, si erano segnalati nel corso del weekend. Il primo in località Lido Azzurro, dove i ladri sono stati messi in fuga dall'anziana proprietaria di un appartamento. Il secondo in via dei Francesi, nei pressi del Lido Venere, sulla litoranea, tra Agropoli e Capaccio. Anche in questo caso i proprietari di casa sono riusciti a dare l'allarme quando hanno visto uno dei ladri tentare di accedere all'appartamento attraverso un balcone. Ora i cittadini chiedono più sicurezza e maggiori controlli, considerato che il fenomeno sembra si stia diffondendo sempre di più. E domani mattina si insedierà ufficialmente il neo direttivo dell'ente parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. All'ordine del giorno importanti questioni, tra cui la nomina del vicepresidente. Secondo indiscrezione, l'incarico dovrebbe andare al sindaco di Morigerati, Cono D'Elia, e poi dovrebbe essere individuata la terna dei nomi per l'incarico di direttore. E qui potrebbe esserci una sorpresa, perché a presentare il proprio curriculum anche l'ex direttore Nicoletti. Nulla da togliere che potrebbe essere riconfermato anche l'uscente De Vita. Ma ascoltiamo. Liberati gli uffici del Centro della Biodiversità, i dipendenti dell'Ente Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni sono tornati nella sede storica di Palazzo Mainenti. Il trasferimento, iniziato dopo la nomina del neopresidente Tommaso Pellegrino, è stato accelerato ed ultimato la scorsa settimana. Tutti i dipendenti del parco sono stati sistemati nella sede istituzionale situata nel centro storico di Vallo. La struttura di località Montisani torna ad essere libera, pronta finalmente a riempire di contenuti. Il centro, unico in tutto il sud Italia, è costato 9 milioni di euro. Sin dalla progettazione nel 2006 è stato al centro di non poche polemiche. I lavori di realizzazione sono stati più volte bloccati a causa di problemi burocratici. Una volta chiusi i cantieri sarebbero dovuti partire i progetti universitari per la ricerca e la formazione sulla biodiversità. L'utilizzo della struttura invece fino ad oggi è stato alquanto diverso e ben lontano da un centro studi sulla biodiversità. La struttura, non sempre tenuta al meglio, ha ospitato solo gli uffici del parco, dopo la chiusura della sede di Piazza Santa Caterina a Vallo. È una conquista, dice con soddisfazione il presidente Pellegrino. Finalmente possiamo far diventare la struttura un vero centro di ricerca sulla biodiversità. È pronto un bando per l'affidamento dell'uliveto che circonda la struttura. Partiranno laboratori didattici sull'olio ed altri momenti di formazione. È solo l'inizio di un processo che porterà il centro a diventare reale occasione di crescita e di sviluppo, soprattutto per i giovani cilentani. Intanto scade il 30 settembre la proroga del direttore del parco Angelo De Vita. Entro il 29, data prevista per il primo consiglio di amministrazione del neo direttivo presieduto proprio da Pellegrino, dovrà essere pronta la terna dei nomi degli aspiranti direttori. Tre nomi su cui saranno chiamati ad esprimersi i membri del direttivo prima di avviare l'iter burocratico che porterà ad ufficializzare il nome del neo direttore. De Vita è alla guida del parco da ben 10 anni. Il mandato gli è stato già rinnovato 5 anni fa. È stato il secondo direttore dopo la prima esperienza di Domenico Nicoletti. La vera novità nella rosa dei probabili direttori potrebbe essere proprio il ritorno dell'architetto Nicoletti, oggi direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso. Potrebbe essere lui a sfidare l'uscente De Vita, a chiedere il suo ritorno una bella fetta di amministratori del territorio, soprattutto del PD. Non è da escludere però la riconferma di De Vita, sostenuta dall'UDC di Cobelis. Tra i probabili neodirettori non ci sarebbe invece il presidente dell'Ordine degli Architetti di Salerno, Maria Gabriella Alfano, così come era trapelato nei giorni scorsi. Non resta dunque che aspettare ancora qualche giorno per sciogliere ogni dubbio. Di ritorno da Torino, il professore Giuseppe Cilento questa mattina è stato ospite della nostra rassegna stampa per raccontarci l'esperienza dell'azienda della cooperativa agricola Nuovo Cilento alla Salone del Gusto. Beh, l'occasione è stata utile anche per tornare insieme al professore Cilento sulle grandi emergenze del territorio cilentano, dalla sanità alla viabilità. Inevitabile un ricordo e un riferimento all'amico Angelo Vassallo. Ma ascoltiamo il professore Cilento. Questa esperienza di Salone del Gusto, Terra Madre, fa impallidire Expo
fra l'altro fatta con... Sicuramente, con costi minori. Vedi, a Expo sono mancati gli attori principali, cioè i contadini. C'era l'architettura, c'era la freddezza delle istituzioni, c'era il compromesso con un'agricoltura, quella della cosiddetta rivoluzione verde, tutta rivolta verso i pesticidi e i concimi chimici, no? E verso i prodotti standardizzati. E invece qua c'erano quelli che lavoravano la terra, gli artigiani, no? Che buttano il sangue dalla mattina alla sera e che poi ritrovano, insomma, una grande soddisfazione. Ci sono anche piccolissime produzioni, no? Proprio di 3 quintali, di 5 quintali, che vengono di nuovo mano a mano recuperate, no? Questa fatica di non far disperdere la biodiversità, no? Una cosa, un ambiente bellissimo, straordinario, secondo me. Ma noi una superstrada abbiamo, se tu vai in provincia di Avellino, senza andare a Trento o a Bolzano, ma hanno superstrade da tutte le parti, noi ne abbiamo una. Eppure quella, insomma, ma perché la provincia non se ne disfa, visto che non ce la fa? Sarebbe una liberazione, anche un peso, no? Beh, diverse sono state le proposte in tal senso, però ecco, rimaste solo sulla carta. Ma le proposte, cioè come si cioè voglio dire, il problema non sono le proposte, il problema è il fatto che la provincia deve fare una richiesta, la regione deve assolutamente, poiché è la concessionaria vera di queste strade che sono state poi dalla regione cedute, deve assolutamente avere un ruolo, ma qui né la provincia né la regione stanno facendo niente. I comuni, Angelo Vassallo, no, qua nessuno parla, ma ci sono per la verità quelli del Vallo di Diano, per la strada che va da Montesano e cose, che si sono mossi, hanno fatto delle delibere. Dove lo stanno facendo? Stanno ottenendo dei buoni risultati. In Italia oramai molti si stanno muovendo in questa direzione. In alcuni casi in 2 o 3 mesi perché hanno risolto. Perché secondo lei, ecco, prima di tutto gli amministratori, perché secondo lei c'è questo silenzio? Quello il silenzio c'è su tutto, insomma, sui problemi veri c'è sempre il silenzio qua, non si parla, insomma. Queste le parole del professore Cilento nel ricordo del sindaco di Pollica Vassallo, dice qua nulla si muove, nessuno fa niente. Ma andiamo oltre, sempre in riferimento al professore Giuseppe Cilento, all'esperienza al Salone del Gusto di Torino della cooperativa agricola Nuovo Cilento. Questa mattina ecco, il professore ci ha reso partecipe di una bella iniziativa sollecitata anche dal presidente del parco Tommaso Pellegrino, ovvero l'olio dell'azienda agricola Nuovo Cilento sarà utilizzato anche dal club della Juventus, quindi una bella soddisfazione. Ricordiamo, l'olio della cooperativa agricola Nuovo Cilento negli anni passati è già stato degustato anche dal Bayer Monaco, ma naturalmente sono tante le soddisfazioni della cooperativa agricola nei 40 anni di attività sul territorio cilentano e non solo, quindi davvero complimenti al professore Cilento e a tutti i soci. Ora a Palinuro, dove nei giorni scorsi presso l'Hotel Kings si è svolto il congresso organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di Vallo della Lucania. Tema scelto per quest'anno, i commercialisti e l'internazionalizzazione delle imprese, Cuba una grande opportunità. Vediamo. I commercialisti e l'internazionalizzazione delle imprese, Cuba, un'opportunità. Questo è il tema al centro del congresso che si è svolto nei giorni scorsi presso l'Hotel Kings di Palinuro su iniziativa dell'Ordine dei Commercialisti di Vallo della Lucania. La giornata ha visto la presenza del presidente nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, Gerardo Longobardi, che rivolgendosi agli imprenditori locali ha ricordato l'importanza di aprire i propri orizzonti lavorativi. Nell'internazionalizzazione, che significa la possibilità delle imprese italiane di cercare nuovi mercati oltre frontiera, ma nello stesso tempo attrarre anche gli investimenti stranieri in Italia,
Il ruolo dei commercialisti è fondamentale, è fondante, perché siamo l'anello di congiunzione tra le imprese e le istituzioni. Abbiamo pensato con la commissione che abbiamo costituito ad hoc dall'inizio del mio mandato, quindi 2 anni fa, di creare proprio questa commissione internazionalizzazione che gioca un ruolo istituzionale con tutti quanti i players che si occupano di internazionalizzazione, quindi Ministero dello Sviluppo Economico, SACE, SIMES e tutti quanti i players istituzionali. L'occasione è stata importante anche per ricordare il lavoro che l'Ordine dei Commercialisti di Vallo svolge sul territorio cilentano. Oggi abbiamo avuto il piacere di avere al tavolo dei lavori presenti il presidente della Banca del Cilento di Credito Cooperativo, che è una banca che è stata vicina nei momenti di difficoltà, figuriamoci nei momenti magari di espansione all'estero per le imprese. Abbiamo al tavolo il presidente dell'ente nazionale Microcredito, praticamente un ente che eroga fondi e diciamo finanziamenti alle piccole e medie imprese, perché noi qui dobbiamo parlare di piccole e medie imprese, non possiamo parlare di multinazionali. E Vallo di Diano, ad esempio, è un'area che ha delle imprese piccole però molto produttive, che hanno potenzialità per potersi espandere con commercializzazione all'estero, se non anche produzione. Quindi l'interesse c'è tutto. Sottolineo che il presidente nazionale Longobardi, il nostro presidente commercialisti, ha oggi voluto dichiarare che vuole fare di questo evento palinurese un evento istituzionale, cioè il Consiglio nazionale si prende l'egida, diciamo, il tutoraggio di questo evento, che ormai è arrivata la 9ª edizione, quindi ormai va da solo, insomma. Ma quali le opportunità offerte da Cuba per gli imprenditori interessati, ecco, ad aprire i propri orizzonti lavorativi? Sentiamo. In questo momento è un momento buono per gli investimenti delle imprese italiane a Cuba, perché c'è un nuovo quadro legale che è dato dalla legge sugli investimenti stranieri, una legge 118 del 2014, è una legge che ha istituito la zona speciale di Desarrollo, una sorta di zona franca che dà la possibilità di avere delle agevolazioni di carattere delle imposte fiscali. Le agevolazioni sono sostanzialmente quelle di non pagare le tasse per 8 anni e avere la possibilità dopo gli 8 anni di pagare soltanto il 12% di imposta. Ma che cosa occorre per iniziare? Un imprenditore che decide, ecco, che cosa, ecco, quali condizioni deve avere oppure quali sono i limiti? No, le condizioni sono sencillas, deben de acercarse primero los interesados a la Cámara de Comercio o a Procuba, que son las dos entidades que tramitarán después o buscarán las contrapartes de la parte italiana. Y después que, bueno, son relaciones empresariales, después que determinen que en qué van. Sostanzialmente a Cuba ci sono due realtà, la Promo Cuba e la Camera di Commercio di Cuba, dove l'imprenditore può andare per proporre il suo investimento, la sua idea di impresa, e praticamente ora ci sarà la Fiera Internazionale dell'Avana che si svolgerà dal 31 ottobre al 4 di novembre, e in questa fiera, come ogni anno, verrà presentata la cartella, cioè sarebbe la lista degli investimenti che Cuba ritiene prioritari, quindi si va lì e si apprendono quali sono gli investimenti che per il paese sono considerati utili e quindi prioritari. Hai già avuto una sua esperienza, ci sono già delle esperienze di cui possiamo raccontare? Beh, sono solo 20 anni che mi interesso di Cuba, quindi no, scherzi a parte, noi avremo uno stand alla Fiera Internazionale dell'Avana, che ripeto si svolgerà tra il 31 ottobre e il 4 di novembre, ci saranno moltissime aziende, soprattutto campane, che nel settore delle energie rinnovabili, nel settore del turismo, delle costruzioni, nel settore farmaceutico, nel settore delle biotecnologie, cioè tutti quelli che sono considerati settori prioritari dal Paese. Ebbene, uno speciale su questo convegno potrete seguirlo sul nostro canale YouTube, Rete7 naturalmente, punto TV. Intanto un'altra
iniziativa, un incontro che si terrà il 1° ottobre presso l'auditorium della Fondazione Alario per Elea Velia ad Ascea, Il Respiro, un bene prezioso, la 4ª edizione. Il tutto è organizzato dall'unità di medicina generale dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania con la dirigente, la dottoressa Chiara Blasi, che presenterà proprio il corso con inizio alle ore 8:45, poi il saluto delle autorità e poi naturalmente l'intervento dei tanti professionisti che saranno presenti. Quindi Il Respiro, un bene prezioso, 1° ottobre presso l'auditorium della Fondazione Alario ad Ascea Marina. Intanto un'altra iniziativa, torniamo però a Vallo della Lucania, dove è stato aperto e presentato il distaccamento della Ampana, un'associazione che riguarda l'impegno di volontari per quanto riguarda la tutela degli animali. Parliamo delle guardie zoofile. Presentato a Vallo della Lucania il distaccamento dell'Ampana, l'associazione delle guardie ecozoofile, con l'istituzione del servizio di attività di prevenzione e di vigilanza in materia ambientale. La cerimonia si è svolta sabato presso l'aula consiliare con la partecipazione del maresciallo senatore Vincenzo, comandante provinciale dell'Ampana. Nell'occasione sono stati consegnati gli attestati ai primi ragazzi che hanno partecipato al corso di formazione per diventare guardie ecozoofile. A fare gli onori di casa il sindaco di Vallo, Toni Aloia. L'ambiente oggi rappresenta la priorità per una città e ancora di più una città come la nostra, che è sede del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Noi di questa valenza, di questo valore, spesso ce ne dimentichiamo. E potrebbe essere tutto ciò anche motivo per poter sviluppare ancora di più quello che è l'economia di questo territorio, però purtroppo lo facciamo molto a molto a rilento. Il buon Dio ci ha conservato questo territorio, i nostri genitori, i nostri avi l'hanno custodito nel tempo, il nostro dovere è quello di continuare a essere custodi di questo territorio e donarlo alle prossime generazioni, alle future generazioni nel migliore dei modi, creando sempre di più un territorio, una città sostenibile. Sostenibile vuol dire che in cui noi riusciamo a vivere bene, ma riusciranno a vivere bene anche i nostri figli. Perché quindi la guardia ambientale? Perché noi dobbiamo vigilare sul rispetto dell'ambiente, che non è solo, come giustamente lo diceva, la raccolta differenziata, ma avremo anche altre funzioni che saranno sviluppate di volta in volta con voi. Noi come Ampana siamo addetti proprio a guardia parchi e vigilanza anche alle aree protette, quindi diciamo che per noi è una soddisfazione in quanto anche il Parco del Cilento sarà sotto la nostra tutela. Dopo un breve corso che hanno fatto i ragazzi 2 mesi addietro, adesso siamo arrivati al capolinea, cioè daremo dei decreti di guardie ambientali e il tesserino, e quindi i ragazzi da domani già sono operativi sul territorio di Vallo. È una soddisfazione per l'Ampana, anche perché Vallo è una cittadina conosciuta, quindi l'immagine nostra cresce sempre di più. Stiamo organizzando un altro corso che inizia il 6 di ottobre e terminerà il 15 di ottobre, quindi un corso breve di 15-20 ore. E chiunque vuole partecipare a questo corso, può, anche perché ci sono dei manifestini, quindi ci sono dei numeri telefonici, si rivolgono a questi numeri telefonici e possono partecipare al corso. Con questo servizio ci fermiamo, finisce qui la prima parte del nostro telegiornale, a fra pochissimo. Andrea, vuoi ordinare? No, grazie, aspetto una persona. Andrea, ma sei sicuro che è quella giusta? Solo questa è quella giusta.
Ci sono storie che a raccontarle ti lasciano a bocca aperta. Le nostre ti lasciano un buon sapore in bocca. Storie di Pane ti accoglie in un ambiente moderno e confortevole che profuma di tradizione. Al cuore della nostra storia c'è il pane, ora anche cotto nel forno a legna. Poi tutto quello che può arricchire la tua giornata. Dalle 7.30 alle 21.30 siamo aperti per offrirti, dalla colazione all'aperitivo, gusto e fragranza. Per la pausa pranzo abbiamo un menù veloce e ogni giorno vario, con prodotti di stagione e dei piatti della tradizione. Da noi sei sempre in tempo per la tua spesa. Sugli scaffali una pregiata selezione di prodotti delle eccellenze italiane ed estere. E a raccontarla tutta la storia, c'è da dire che da noi tutto è più buono. Basta un assaggio per capirlo. Storie di Pane si è trasferito in via Angelo Rubino 1 alle porte di Vallo della Lucania. Abbiamo a cuore voi prima della vostra spesa. Per questo selezioniamo i prodotti migliori sia per qualità che sicurezza. Non facciamo promozioni perché queste scadono, mentre i nostri prezzi bassi durano 365 giorni l'anno. Sole 365. Il supermercato con i prezzi bassi 365 giorni l'anno. Prezzi bassi e grande impegno di noi che lavoriamo ogni giorno nei vari reparti per servirvi meglio. I nostri consigli vi aiutano a scegliere. La nostra gentilezza contribuisce a rendere più serena la vostra spesa. A Vallo della Lucania, in via Andrea dei Politis, sole 365. Risparmio e qualità 365 giorni l'anno. Ben ritornati in studio. Prima di passare agli appuntamenti in programma per questi giorni nel Cilento e dunque allo sport con Gaglietta Calcio Show, torniamo ad Agropoli, dove sempre più emergenza cavalli vaganti. Ernesto Rocco. Ancora disagi dovuti alla presenza di cavalli vaganti ad Agropoli. L'ultimo episodio si è registrato questa mattina intorno alle 7.30. Due equini infatti hanno invaso la SP45 in località Madonna del Carmine, una strada già di suo particolarmente trafficata, considerato che si tratta della principale variante alla Cilentana, chiusa tra gli svincoli di Agropoli Sud e Prignano Cilento. Notevoli disagi che si sono creati, infatti la presenza degli animali che vagavano proprio al centro della carreggiata ha creato lunghe code fino a raggiungere quasi un chilometro. Infuriati gli automobilisti che hanno deciso di contattare le forze dell'ordine. Al loro arrivo però i cavalli si erano già allontanati nelle campagne circostanti. Non mancano le polemiche per un fenomeno, quello dei cavalli vaganti ad Agropoli, che ormai non si riesce più a frenare. Nei giorni scorsi una mandria composta addirittura da 5 o 6 equini aveva invaso la via del mare tra Agropoli e Santa Maria di Castellabate. Anche in questo caso si erano creati notevoli rallentamenti e pericoli per le auto di passaggio. I cittadini chiedono immediati interventi che in passato ci sono già stati con l'intervento dei carabinieri che portò al sequestro di alcuni animali da un allevamento della zona. Questi ultimi furono affidati ad un centro specializzato di Caserta. Altri esemplari però sono rimasti in possesso del proprietario e il fenomeno della presenza di cavalli che vagano liberamente per le strade della città non si è arrestato. Ora gli appuntamenti questa sera: velina di Castelnuovo Cilento in piazza Ferrovia con inizio alle ore 20 il concerto di Toni Esposito. Ricordiamo, la serata rientra nel gran progetto di promozione culturale del territorio cilentano, ovvero Agora Contemporanea, che ha visto già altri momenti prima a Vallo della Lucania e poi a Salento. Quindi nuova tappa di Agora Contemporanea questa sera a velina di Castelnuovo Cilento, come dicevamo. Esposito in concerto, Toni Esposito in concerto, con inizio alle ore 20 in piazza Ferrovia. Ed è tutto pronto a Vallo della Lucania per il premio Lucio Dalla, quinta edizione. Un momento fortemente voluto dall'Associazione di Promozione Sociale CRT Cilento, in collaborazione con la città di Vallo e dunque la FITEL. La serata si terrà il 30 settembre con inizio alle ore 20 a Vallo della Lucania presso il teatro La Provvidenza. Presenterà la serata Eleonora Zappa
Pulla, ospite invece Francesca Guzzo, premio Duccio Dalla, dunque quinta edizione, Teatro La Provvidenza a Vallo il 30 settembre con inizio alle ore 20. Andiamo avanti, lasciamo gli appuntamenti, rivediamo insieme alcuni momenti di Gaglietta Calcio Show in diretta ieri sera dai nostri studi. Vincere in trasferta poi con un risultato così rotondo non è mai facile per nessuno. La partita non è iniziata nel migliore dei modi, dopo 11 minuti si era sotto di due reti, poi si è riusciti ad accorciare la distanza e poi nel secondo tempo la squadra con l'entrata di Maggio e con le alternative che questa squadra ha a disposizione è riuscita a portare a casa i tre punti in un ambiente non semplice, una partita davvero complicata e ci auguriamo che le cose possano andare per il meglio e quanto prima diciamo affacciarci sul lato sinistro della classifica. Complimenti alla squadra, adesso ci vuole un risultato importante in casa proprio per poter lavorare con più serenità e con più tranquillità. Giuseppe, quest'anno pare evidente che la Gervison è stata formata a tempo, quindi ha tutte le possibilità per continuare su questa scia ed eventualmente poi gli addetti ai lavori sapranno in un certo momento se sistemare un qualche cosa, a differenza dell'anno scorso, come ben sai, che non si sapeva che destino aveva la squadra e fu un vero miracolo salvarsi, pare evidente. Arriva anche un messaggio, risponderò subito dopo. Penso che su questa strada la Gervison incannerà risultati e ci farà effettivamente trovare, ci farà avere una salvezza anzitempo come noi tutti ci auguriamo e forse anche un qualcosa in più. Sicuramente Franco, si respira un'aria diversa rispetto allo scorso anno e la squadra è stata imbastita in modo diverso dalla società, la società che quest'anno vuole ben figurare in questo campionato di Serie D. Sicuramente la sconfitta, come diceva Ivan, il mio collega, non è andata giù ai ragazzi di Vallo, l'hanno dimostrato poi nella partita successiva con un secco 5-3 che è stata una risposta forte anche per i tifosi che si aspettano quest'anno un campionato migliore. Un passaggio lo facciamo subito con Ernesto Rocco. Ernesto, te l'aspettavi questa Gervison che da 2-0 dopo 10 minuti passa a 3-5 e nello stesso tempo, visto che il tuo primo intervento, ti aspettavi che questo Nardò venisse ad Agropoli a fare bottino pieno? Guarda, visto che sono ad Agropoli te lo posso dire, sul 2-0 stavo già festeggiando. No, a parte gli scherzi, è stata una vittoria insperata per come si era messa la gara per la Gervison. In effetti non mi aspettavo che il Ciampino crollasse così in casa. Poi soprattutto alla luce della prestazione contro l'Agropoli è stata, almeno per quanto mi riguarda, una vera sorpresa. Però tre punti importantissimi fatti in trasferta con la possibilità poi domenica di replicare e quindi provare a dare il via a una striscia vincente. Antonio, sicuramente quest'anno avremo la possibilità, Antonio Volo, di avere una Gervison che possa, e anche l'Agropoli ce l'auguriamo, possano fare ancora un altro anno di Serie D, perché comunque sia Agropoli che Gervison portano alti i colori di queste due bellissime cittadine. Antonio, ce l'auguriamo davvero? Ma questo sicuramente ce l'auguriamo, che sia la Gervison che l'Agropoli possano mantenere la categoria, in primis per entrambe le società gloriose, storiche del territorio e poi appunto per il nostro Cilento. Beh, novità dunque a Gaglietta Calcio Show, tra cui collegamenti in diretta con la redazione di 7 TV Info Cilento di Agropoli. Ricordiamo ospiti della serata anche i giocatori della Gervison, Yeboa, Manzillo e Maiese. Ma Gaglietta Calcio Show vi aspetta in replica al termine di questa edizione delle ore 14 del nostro TG. Intanto c'è ancora una brevissima pausa pubblicitaria.
Vuoi essere vestita alla moda, ben accessoriata e sempre molto carina? Benvenuta da Vincenza Boutique. Solo eccellenze made in Italy. Fra bigiotteria, accessori e abbigliamento. Bijou senza nickel per tutte le tasche. Borse in pelle ed ecopelle. Abbigliamento donna dalla linea giovanile e vestibilità classica. Da Vincenza Boutique trovi tutto ciò che ti serve per un look completo e alla moda. In via Angelo Rubino, a Vallo della Lucania, vicino Tutto Sport. Entra e ti sentirai subito al top. Siamo anche su Facebook. Il prezzo più basso lo accendi ora, lo trovi ora. D'Ambrosio Casa Comfort presenta il prestagionale pellet. Bio pellet 100% faggio certificato, €3,99 il sacco da 15 kg. Non solo, hai anche un extra sconto del 10% sull'acquisto della stufa a pellet e inizi a pagare a settembre. Se invece è il fresco che cerchi, D'Ambrosio Casa Comfort ha pure la promozione sui climatizzatori Hisense. E vista la stagione, non c'è niente di meglio di una bella tavolata in giardino. Scopri i prezzi eccezionali sui forni a legna rosso fuoco. D'Ambrosio Casa Comfort, i migliori prezzi di stagione e prestagione. www.d'ambrosiocasacomfort.it. D'Ambrosio Group SRL, punto vendita via Angelo Rubino 161-163, Vallo della Lucania. Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Info e assistenza 0974 18 48 949. Cellulare 339 21 46 141. Su Facebook D'Ambrosio Casa Comfort. Ed è tutto per questa edizione odierna del nostro telegiornale, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per la cortese attenzione. Vi ricordo che subito dopo questa edizione delle ore 14 del nostro TG vi aspetta in replica Galietta Calcio Show. A fra pochissimo.